quest'anno, almeno credo, sulle Alpi Apuane. Il tempo sulle Alpi Marittime è ancora brutto, qui tutto sommato sembra che il tempo regga, quindi abbiamo deciso, anzi ho deciso, perché subisce le mie decisioni, di tornare sulle Alpi Apuane per l'ultima tappa. Siamo a Vinca, siamo nel paese di Vinca. Adesso la prima tappa è andare al rifugio, dal rifugio Orto di Donna, per poi salire sul Grandilice, o Grandilice, non so esattamente come si dica. Dopodiché torniamo giù verso il rifugio, direzione Monte Tambura, e dove bivaccherò a pochi passi dal rifugio Nello Conti, dove ho visto che c'è uno spiazzo dove è possibile piazzare la tenda. E poi domani, quindi oggi faremo circa 14-15 km e per un 1600 di dislivello, tanto qua come la metti sulle Apuane c'è sempre da arrampicarsi, mentre domani ne faremo circa 16 con circa 1300 di dislivello per un totale di 2006, questo se rispettiamo i piani. Ma come al solito i piani non li rispetto mai, quindi sarà tutto un divenire. Comunque il tempo per ora regge, pare piuttosto bello, e vediamo cosa ne esce fuori e quali asperità ci aspetteranno oggi, perché qui sulle Apuane, ripeto, ormai sono pronto a tutto. Mi rimarranno poi da fare il cavallo e il pisanino, che però non farò mai, perché con Eco è un problema, non mi fido, quindi eviterò di farlo. Niente, se partiamo da qua, un bel bar in mano, eh? Ciao, 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 ciao amore, e via, dai, andiamo. Prima di proseguire mettimi un like, dai, metti like, iscriviti al canale, sulla fiducia, tanto ti costa niente, a me comunque mi fa crescere, magari aumenta la visibilità. Se poi il video ti è piaciuto, magari scrivi un commento, se non ti è piaciuto scrivi un commento. Se vorresti che i video avessero un format diverso, scrivi un commento, scrivi, io ti rispondo, ok? Grazie mille, a dopo! Oggi la vedo dura. Sono giù di condizione. È stata una settimana impegnativa, di stress, di pensieri, di preoccupazioni, di problemi, di ore di sonno mancate. Anche stanotte avrò dormito 3 ore, per cui adesso devo sinceramente ragionare sul da farsi, perché abbiamo fatto 3 km, mi sembra di avere 30, e non lo so, adesso mi fermo un attimo e ragiono
perché non è giornata, il tempo non è fantastico, potrebbe anche essere che torno giù. Potrei che passare la tenda qua e non andarmene più da qua, però adesso mi fermo un quarto d'ora e ragiono. Allora, rifugio 8 di donna, ci siamo arrivati. Ora mi fermo un attimo qua, ragiono sul da farsi, riflettiamo e vediamo. Carino. Finestra grandice, vedo per 50 minuti. Bene. Ho deciso di non proseguire perché non sono proprio in giornata, per cui ora mi fermo qua, perché comunque di tornare in città non ci penso nemmeno. Ora decido di andare adesso in cima al Grondilice. Mi fermerò qua a dormire in quella capannetta lì con Eco, che è un bivacco. Accenerò qua e poi domani faccio un anello, arrivo in cima dalla finestra del Cornidice e torno a Vinca, oppure vediamo a seconda di come sto. Però ho deciso che me la prendo calma, perché non è più la voglia di starmene in un posto così che di ammazzarmi e di andare in giro. Fatico troppo ed è una sofferenza. Ora fai una inversione a U. Sì, stai buono adesso. Per cui mi godo sto posto. Allora, dopo una birra e mezz'oretta di sonno, mi sono un po' ripreso, quindi ho deciso di non salire su Grondilice, ma andare diretto al Tambura, che sono più o meno un 5 km, 5 km e mezzo. Sono le 2, anche se dovessi mettere 4 ore con le pause, per le 6, 6 e mezzo sono là con tutta la calma del mondo. O meno do un senso alla giornata. Ehi, Stambecco! Siamo scesi da lì, noi proseguiamo dritti di qua per andare a Tambura, mentre di qua ci sono indicazioni, se si scende
si va su al Pisanino, quello che non mi sento di fare con Eco perché è un po' stronzetto, c'è un traverso là che non mi piace niente e quindi evitiamo. Le hai viste le capre? Nana, lasciali stare. Brava, lasciali stare. Allora, quello là in cima è il Monte Tambura. Si è messa a piovere e qua c'è un bivacco che non so nemmeno come si chiami. Guarda, ci sono degli zaini dentro, non lo so. E io a sto punto, tanto ormai sta andando storta sta giornata, mi fermo qua e continuiamo domani. Ora vedo domani di ristrutturarmi una tappa, ma mi conviene fermarmi qua perché sennò adesso prendo dell'acqua e fortunatamente c'è questo riparo, quindi ci fermiamo qua. Il bivacco Aronte è un bivacco situato in comune di Massa, nei pressi del Passo della Focolaccia. Costruito nel 1902 ad opera della sezione ligure del CAI, dove era già presente una costruzione dal 1880, è diventato simbolo delle lotte ambientaliste per le Alpi Apuane, in quanto dal 2019 al 2021 la sua esistenza è stata minacciata dalla cava di Piastra Marina, già responsabile dell'abbassamento di diverse decine di metri del Passo della Focolaccia. Infine fu salvato dall'intervento del Ministero della Cultura, che nel 2021 l'ha dichiarato bene di interesse storico ed artistico. Buongiorno, giorno 2, sono le 6:40 del mattino, abbiamo dormito bene, molto bene, però stamattina c'è un bel vento, quindi non sono riuscito nemmeno stamattina a sollevare il drone. Adesso lasciamo il bivacco Arona per andare sul Tambura, che è là in cima. Ora, l'idea sarebbe quella di terminare la tappa che non abbiamo terminato ieri, andare giù al rifugio, fare acqua e poi concludere da lì, iniziare la tappa che avremmo dovuto fare già da stamattina. L'unica incognita è che mi hanno detto che poi di là, dalla Rona per scendere, c'è un pezzo di corda fissa a scendere e devo solo valutare, una volta arrivato lì, se con Eco si può fare o non si può fare, altrimenti il piano B è tornare indietro e ho già visto bene o male di fare, riuscire a fare delle tracce in modo da ritornare alla macchina facendo un anello senza rifare la stessa strada. Acqua dovrebbe essercene abbastanza, dovremmo averne abbastanza anche perché comunque fa freschino e non dovremmo bere troppo. Quindi adesso
e ci incamminiamo su, lasciamo questa cava e cominciamo l'ascesa. Eravamo là in cima, tambura, abbastanza impervia a scendere, ecco, mi ha dato una grande mano, sei stata bravissima. E adesso un quarto d'ora, 20 minuti dovremmo essere giù a rifugio e poi da lì iniziamo quella che doveva essere la tappa di oggi, se avessimo seguito il percorso originale. Valuterò poi insieme al rifugista qual è il percorso migliore da fare, perché mi hanno dato varie alternative, però vabbè, almeno qua non c'è più vento e si respira, il tempo regge e andiamo avanti. Però per il momento la parte brutta, ora magari ne incontreremo altre, ma queste sono le Apuane. That's it. Bene, siamo arrivati alla finestra Vandelli, questo è l'inizio, un pezzo, un tratto, non l'inizio della via Vandelli. Qua è dove avremmo dovuto piazzare la tenda stanotte, che mi hanno detto che tra l'altro è sempre pieno, ma immagino, anche perché si presta perfettamente. E quindi in teoria noi stamattina saremmo dovuti partire da qua, invece no. Quindi bene, adesso andiamo al rifugio, facciamo un po' di briefing, riposiamo un attimo, si fa il pieno d'acqua e si riparte.
Allora, abbiamo appena fatto 500 metri di dislivello in meno di 2 km. Ho creduto di morire. Wow! Che è sentiero 170. Noi dobbiamo andare dall'altra parte. Adesso scendiamo un po', ora credo che andiamo su di là. O su di là, adesso vedo. Poi scendiamo, scendiamo, scendiamo. E poi dobbiamo risalire. Vabbè, adesso mi ripiglio un attimo perché stavo per morire. Wow! Wow! Non finivano più. Interminabile da qua la sella. Abbiamo fatto tutta sta costa che è orribile. Si andava quasi più piano in discesa che in salita. Siamo dovuti andare in fondo qua sotto, ma proprio in fondo, e adesso stiamo risalendo su di qua. E non è nemmeno l'ultima salita. Siamo quasi arrivati in cima a questa vetta, ma mortali. Ora spero solo che vada via completamente il sole, o almeno non si schiatta, ma di sto passo non ci arriviamo più alla macchina. Ora vedo cosa combinare, trovarsi una fonte d'acqua e un punto da piazzare la tenda, mi fermo qua, qualcosa da mangiare c'è ancora, vediamo, è che non c'è da mangiare, ecco, vabbè, adesso vedo. Il momento è tragico. Acqua ne abbiamo poca, meno male che Eco qua in qualche modo è riuscita a bere. Io mi sono dato una rinfrescata perché c'era un umido atroce. E sono cambiato. Adesso devo risalire. Avrò 600 metri di dislivello almeno da fare. 6 km all'arrivo, vuol dire che sono 600 metri in circa 3 km, quindi va su come un muro e ho pochissima acqua, avrò 750 ml d'acqua, ma un litro non ci arrivo, qui sarà durissima, è uno dei giorni peggiori della mia vita da trekker. Ecco, tieni duro amore, lo so che ce la fai, ti è data una bella rinfrescata, ma questi sono momenti importanti che ti insegnano a vivere il dolore, a vivere la fatica, la sofferenza, a trovare risorse e comprendere che il corpo ne ha di più della testa, la testa molla prima, per cui adesso un passo alla volta ricominciamo a salire. Non sto facendo più riprese perché non ce la faccio, per cui adesso ci vediamo in cima se ci arrivo. Sono le 3:30, in teoria in 3 ore e mezza dovrei essere su alla macchina. Ce la faccio. Giusto per non farci mancare niente, no? Porca troia, però è segnato. Quindi, boh, speriamo che non sia tutto così. Acqua, cazzo. Acqua. Basta. Ho risolto tutto. Arrivo, ecco. Arrivo.
questo è oro. Dunque, sono questa strada per 550 metri. Quasi le 7 di sera. Mi mancano ancora 3 km e mezzo almeno. E credo tutti a scendere. Anzi, tutti a scendere. Speriamo che siano almeno percorribili, perché negli ultimi 2 chilometri di salita abbiamo fatto 700 metri di dislivello, ma io penso che la salita peggiore mai fatta in vita mia. Io ho una cosa del genere, perché poi di fatto non era un sentiero, c'erano tratti da arrampicarsi, ci siamo dovuti legare con Eco, alcuni punti non riusciva a salire, ho dovuto tirarla su, mi sono anche un po' spaventato sinceramente, perché tornare indietro comunque saremmo stati nel nulla, per cui l'unica alternativa valida a un certo punto era seguire tutta la strada di servizio delle cave fino a Massa. Poi a un certo punto sembrava di essere sulla PlayStation, perché era un grado di difficoltà dietro l'altro. O c'era da scalare, o c'erano arbusti che non vedevi dove mettevi i piedi, o c'erano rovi, o c'erano ortiche. Poi c'era l'erba alta, non si vedeva più la traccia. Un cazzo di casino, scusate la parola casino. Perché ora poi non ho certezza, ma sto seriamente rischiando di chiudere oltre i 2000 metri di dislivello di nuovo in 19 chilometri. Poi lento, percorsi lenti, cioè traccia lenta a scendere, tecnica difficile, ripida, per cui sono andato avanti al rallentatore tutto il giorno. Poi si è messo a piovere, poi c'era il sole, un caldo che non si respirava, umido da morire. Fortuna che qua a salire abbiamo beccato quel corso d'acqua e mi ha salvato la vita, perché sennò rischiavo veramente di collassare, anche perché sto cominciando ad avere dei principi di crampi, cosa che non mi era mai successa, almeno facendo trekking. Quindi durissima, ragazzi, veramente durissima. E vabbè, adesso continuiamo a scendere, perché tra un po' mi sa che diventa bella ripida. Comunque mi godo questo sentiero nel bosco, perché è il primo tratto scorrevole che faccio da ieri. Da ieri. Perché oggi andare su Tambura era in cresta, per cui poi vabbè, sì, abbiamo fatto la via Vandelli, però comunque in discesa, ciottolato, pietre, ti spaccava le gambe. Qua almeno siamo su un terreno morbido, scorrevole. Dai, vediamo quando riesco ad arrivare alla macchina. Penso per le 8:30. Spero di arrivarci prima che è buio, comunque. Poi vediamo, sono morto. 2,5 km alla fine. Sono le 19:30, quindi sono 13 ore in questo momento che sono in giro, ma vabbè, dietro una indicazione di un ragazzo che ho incontrato,
mi ha fatto fare una deviazione in modo tale da fare gli ultimi 2,5 km su strada così e asfaltata, perché ho i crampi e ogni buca e ogni salo, ogni gradone rischio di cadere, per cui l'asfalto e niente. Ora sono curioso di vedere, perché mi è morto anche il cardiofrequenzimetro, ho fatto casino con l'applicazione. Sono curioso di vedere alla fine quanto dislivello ho fatto e quanti chilometri ho fatto tra ieri e oggi. E sicuro adesso per un po' di apuane basta, perché sono un pirla io che ho esagerato, però a sto giro la traccia di oggi va bene, che doveva essere 16 km più il pezzo del Tambura e dava un 1.300-1.500 di dislivello, però non indicava la difficoltà. Quando si dice che la mappa non è il territorio, è mortale, mortale. Mi spiace non aver fatto più riprese, ma ero più preso a sopravvivere e riuscire ad arrivare in cima, perché interminabili. Vabbè, qualcosa di carino riuscirò a tirar fuori. Like, mettilo, iscriviti al canale, condividi, raccontalo agli amici, commenta, fai un commento che mi serve per aumentare le visual, magari che c'è un posto cazzo di canale. E dai, ci vediamo al prossimo trekking, che sicuramente non sarà qua, ma sarà sulle Alpi Marittime o comunque sulle Alpi. Vado un po' di là e non prima di 2 settimane. Adesso sono un po' saturo, ho un po' di cose da risolvere, per cui adesso un paio di settimane di riposo ci stanno. Vi saluto e alla prossima. Ciao anche da Eco. Saluta Eco. Ciao. Che brutto carattere che c'hai.